Sono passati 83 giorni dallo scoppio di Mafia Capitale. Sembrano secoli fa, ma soltanto 83 giorni. Oggi abbiamo depositato una proposta di legge per istituire una commissione di inchiesta qui alla Camera dei Deputati su Mafia Capitale, ma in realtà proprio sul mondo di mezzo, perché poi è tutto collegato. In Prota, assessore Di Marino indagato sulla metro C come incalza, comune di Roma immischiato in Mafia Capitale con Buzzi e Carminati, insomma le stesse storie, sempre le stesse storie, corruzione. La metro C è aumentato il costo di un miliardo di euro, doveva costare 2,7, oggi costerà, si parla di 3,7 miliardi, con un miliardo noi sistemiamo i tetti di centinaia di scuole in Italia, evitiamo che i presidi siano costretti a chiedere 50 euro ai genitori di contributo volontario per comprare carta igienica, gessi e cancellini per queste scuole pubbliche che cadono a pezzi per colpa di questa gente. Per cui insistiamo, non molliamo, con Incalza e con Lupi ha funzionato il nostro fiato sul collo, l'abbiamo costretti alle dimissioni, Incalza è stato arrestato, noi chiedevamo la sua rimozione 8 mesi fa, quando nessuno ci si è affilato, nessuno ha parlato di quell'interrogazione, anche se poi quell'interrogazione abbiamo presentato noi, è finita nell'ordinanza di arresto di Incalza e di altri 4 dirigenti del Ministero dei Trasporti. Cioè, questa funziona in questo modo, ci vuole tanto tempo perché il sistema è estremamente corrotto, però dai e dai, come si dice a Roma, la roccia si può bucare. Quello che sta accadendo in regione è veramente vergognoso. Il presidente Zingaretti, oltre a scambiarsi lettere quasi d'amore con Ben Afro, il suo numero due, il capo di gabinetto, quindi il suo fiduciario scelto da lui e se lo porta, ricordiamolo, dalla provincia, non ha fatto altro, anzi ha respinto la nostra proposta di accertarsi che le persone di cui si circonda non abbiano carichi pendenti, non abbiano condanne e soprattutto non siano indagate per, diciamo, inchieste così note alla cronaca. Abbiamo chiesto le dimissioni del presidente Zingaretti perché non sappiamo, oltre che ai ricorsi persi al TAR sui dirigenti, sugli atti aziendali delle ASL e sulle ultime vicende note legate a Mafia Capitale, le inchieste dei rifiuti, lo ricordiamo, sui quali da 2 anni a questa parte stiamo chiedendo appunto dimissioni, accertamenti, approfondimenti, non sappiamo che cos'altro deve succedere in Regione Lazio affinché il presidente si dimetta. Hanno dimostrato in questi 2 anni che non sono capaci di governare la Regione con buonsenso e onestà. Ci chiediamo cos'altro deve succedere a Roma prima che Marino prenda atto del suo fallimento. Questa indagine inizialmente veniva scritta solo ad Alemanno, in realtà è un'indagine che coinvolge pienamente il PD, come ha riconosciuto lo stesso Barca, definendo il PD come un romano, come un partito clientelare. Abbiamo visto indagato l'ex presidente dell'Aula Coratti, l'ex assessore Ozimo in relazione all'indagine Mafia Capitale, è stato indagato, anche se per altri ambiti, anche il presidente della commissione patrimonio Pedetti, l'assessore Cattoi, da ultimo anche l'assessore in Prota in relazione all'accordo bonario fatto da Marino, atto attuativo 9 settembre 2013, con cui sono stati dati ulteriori 90 milioni al general contractor Metro C. Quindi a questo punto è una giunta quasi o comunque fortemente indagata, quindi invitiamo Marino a prenderne atto e a rassegnare le sue dimissioni. La richiesta dei nostri parlamentari di una commissione interna antimafia sulla questione del mondo di mezzo è molto importante. Osti al centro dell'ordinanza che abbiamo letto in questi giorni, e il Consiglio Municipale si è sciolto per causa della mafia, e a questo punto siamo convinti che sia ancora di più necessario andare a vedere quali siano le vere responsabilità politiche che noi conosciamo ormai e sappiamo perfettamente, in modo da analizzarle e comunque ridare poi in seguito la parola ai cittadini all'interno del municipio. Una proposta di legge per una commissione d'inchiesta sul fenomeno mondo di mezzo Mafia Capitale. Questa tipo di indagine va messa a sistema, perché questo era un sistema e va indagato rispetto alle responsabilità politiche che vengono continuamente negate fino a quando non abbiamo avvisi di garanzia e fino a quando non abbiamo delle condanne. Allora, questo tipo di politica non può andare avanti, la nostra proposta è una proposta chiara, netta, che metta a sistema tutte le interrogazioni che sono state fatte, tutti gli articoli di giornali che sono uscite, tutte le intercettazioni. Il fenomeno mondo di mezzo, Mafia Capitale, va dal CNS di Bologna al CARA di Mineo, quindi è un sistema che ha avuto come corpo centrale Roma. E le cooperative sono state ampiamente coinvolte, diciamo che le responsabilità politiche sono pesanti, c'è qualcuno che sta coprendo e ha delle responsabilità nel non far cadere e mandare lontano dalle istituzioni chiunque abbia sia colluso con il fenomeno
di Mafia Capitale e dell'inchiesta Mondo di Mezzo.